Allora, oggi stiamo per andare ad un caffè molto particolare, perché oltre ai Mibi Caffè ci sono in Giappone anche i caffè con i capibara, i famosissimi capibara, quindi non perdetevi questo vlog. Siamo precisamente in zona Kichijoji, caffè dista quasi un minuto dalla stazione, quindi è molto vicino. Andiamo a vedere com'è. Caffè capibara è stato molto interessante, anche se diciamo che il capibara, anzi la capibara per questa volta, era una femminuccia di 2 anni, è stata molto tranquilla, tranne che negli ultimi minuti in cui è iniziato un po' a saltellare qua e là. Quanto pare oggi non aveva un mood molto quieto, ma a parte questo ci sono molti gatti, quindi giocherete con molti gatti. E ci sta anche un drink incluso. Diciamo che la stanza di per sé è molto piccola, quindi alla fine ci stanno massimo 6 persone. Infatti sono tutti appuntamenti presi in prenotazione. E il pelo apparentemente sembrava più ispido, invece era molto morbido. Per me è un bel 7 su 10. Se state in zona Kichijoji, passateci. L'ho ritrovato, adesso mi faccio una buona spremuta d'arancia. Thank you.
fino al momento. Una spremuta appena fatta, un bel 9 su 10. Niente male, un bel 9 su 10 a questa spremuta per strada fatta dalla macchinetta. Siamo a Shinjuku e stiamo per andare a vedere la nuova torre di Kabukicho. Si chiama Tokyo Kabukicho Tower, è aperto solo pochi giorni fa, quindi andiamo a vedere dentro com'è. Siamo appena usciti dal building e, a parte il primo piano che insomma è pieno di ristoranti e caffè, e il secondo piano che è dedicato ai gachapon, non ci sta molto, nel senso che alcuni piani sono riservati all'hotel che ancora deve essere ufficialmente aperto, e poi all'ultimo piano ci sta un terrazzo con un bar che non era proprio un granché, quindi non ci siamo fermati. Quindi devo dire che è un edificio che hanno creato con un vibe molto da promozione per turisti, nel senso che comunque si vede che tutto è piuttosto dedicato al target turisti, per far vedere questa immagine del Giappone più moderna possibile, ma a livello di qualità non lo so, c'è un po' da discutere. Quindi se ci siete, andateci, vedete un po' com'è, però non ci perdete troppo tempo, insomma.